Ciao Matteo. Buongiorno. Anche se sentir dire il bel visino di Francesco Storace, non si capacita del fatto che sono sposato. Senti, Matteo. Buongiorno. Buongiorno a te. Avrei 30.000 domande da farti, te ne devo fare una e poi te la fa anche Vladimir. C'ho una curiosità su un napoletano. Lui ti nominò. Vi siete mai parlati in tre, tu, lui ed Enrico Letta? No. E perché? No, quindi il triangolo no. Fate i bravi, ragazzi, che mattina presto qua. No, la vicenda fu naturalmente legata da un lato, come sapete bene, alla decisione della direzione del PD indicare il mio nome. Beh, in realtà la proposta la avanzò in sede di direzione Roberto Speranza, il nome della minoranza, ma questi sono particolari che ormai risalgono alla notte dei tempi. Cioè, la storia di quel famoso stai sereno non è mai stata scritta per come davvero è andata, e nel senso che ci fu una decisione del PD spinta dalla minoranza, non dalla maggioranza. Allora mi prenoto per il libro per scrivere questa roba. C'è Vladimir che ti vuole chiedere una cosa. L'altro tema fu che ci fu comunque doveva esserci una scena a tre, poi saltò e quindi presidente mi diede l'incarico. Anche se meno calorie, dai, meno calorie. So che sei a dieta, quindi meno calorie. Volevo chiederti, a proposito, in questo periodo tutti parlano ovviamente bene di Napolitano, però si parlò anche di uno scontro che avresti con Napolitano sulla questione dell'amnistia. Vuoi ricordarla questa cosa successa? Non era tanto uno scontro, era il fatto che lui era il presidente della Repubblica, io non ero soltanto il sindaco. Feci una dichiarazione sull'amnistia che lui non apprezzò particolarmente. Il presidente era uno molto molto tenace, mettiamola così, e quindi mi mandò il testo del suo messaggio alle Camere circa l'amnistia o l'indulto con le sottolineature accanto. Diciamo, il presidente era uno che studiava ogni singolo dettaglio. Io ho scritto sul Riformista alcuni ricordi. Una delle cose che il presidente Napolitano aveva era che era strapreparato su tutto. Una volta Bruciapelo mi disse: sai qual è l'unico atto che il Presidente della Repubblica firma e che tu come Presidente del Consiglio non devi controfirmare? Io la so. Era per dirmi stati zitto e non pensare di allungare la mia permanenza qui, perché oggettivamente... Ma tu eri a favore o contrario all'amnistia? Io non ero favorevole all'amnistia. Ecco, eri soraciano già da allora. No, fai bravo, che voglio dire, è vero che mi sono mezzo distrutto. Guarda che Matteo Renzi dirige il Riformista, non il Trasformista. Ecco, allora, grazie, Matteo Renzi, grazie. In bocca al lupo per la vostra trasmissione. Viva il lupo! Ciao. Viva il lupo! Ora